servizio. Così sennò finalmente potevamo parlare un po'. Infatti, se no la famiglia si sfalda, dicevano. Infatti. Sarà difficile. Loretta, io ho in mano moltissime telefonate, tante ne stanno arrivando ancora. So che voi state provando, per cui non vorrei disturbarvi troppo, però se riuscissimo a collegarci con voi dopo il telegiornale, io sono sicuro che la nostra scelta sarà tra le più... avremo delle domande curiosissime. Bene. E tu, avremo delle domande curiosissime. Bene. E tu pensi che Brezza non abbia niente in contrario di interrompersi una seconda volta? No, Brezza verrà legato, chiuso in regia, con tutti i suoi puffi, cameraman vicino e poi noi non vorrei inimicarmi un regista, per cui mi auguro che sia d'accordo e complice. È stato gentilissimo, veramente. Grazie a tutti, allora con Loretta Goggi in diretta, dal bello della diretta, delle domande dirette da voi a Loretta dopo il telegiornale. Maurizio, ci vedremo. Un salutone a tutto lo studio da parte delle domande a Loretta Goggi. Daniela è già al Teatro della Fiera di Milano, dove stanno avvenendo le prove del Bello della Diretta, e noi così in diretta sul Bello della Diretta faremo delle domande direttamente a Loretti. Eccola, eccola, sta provando una canzone. Solo che adesso io non so se posso interrompere. Sono assai deliziosi queste sigle d'amore. Baciami vicino sulla bocca. E Daniela, lascia cantare, non vorrei disturbare. Un applauso a Loretta Goggi. Grazie Loretta. Un applauso qui. Una fantasia anni 40 divisa fra gli anni 40 effettivi e gli anni 80. Mi abbiamo disturbato molto. No, è stata anzi un'interruzione piacevole. Siete stati veramente carinissimi. Maurizio, ci senti? Ci sono, vi sento benissimo, anzi sono un po' imbarazzata. Abbiamo infatti interrotto le prove qui del Bello della Diretta. Io mi scuso anche con tutti i professori d'orchestra che sono alle spalle di Loretta, perché portiamo via un po' del loro tempo. Un applauso anche loro, bravissimi. Voi sapete che le trasmissioni in diretta vanno provate, perché una delle domande, non te la faccio ufficialmente tra le domande, però le domande sono sempre: ma il bello della diretta è veramente in diretta, è tutto in diretta? È certo che è in diretta, vero Loretta? Sì, è in diretta, a parte i balletti che, beh, è inutile dirlo, cambia scenografia, cambia costumi, cambia epoca, cambia tutto, e quindi sono gli unici momenti registrati della nostra trasmissione, e le imitazioni, perché ci vorrebbe una diretta di 8 ore per me. Per i trucchi, giustamente, però questi sono piccolissimi inserti in una trasmissione che va in diretta, come tutte le nostre trasmissioni sono sempre in diretta. Allora, io ho già in mano delle domande, ho pochissimo tempo, faccio domanda-risposta. Anche loro! Allora, cerchiamo di non portar via troppo tempo allo Teatro della Fiera di Milano. Prima domanda, Rita De Pascali dalla Svizzera, scrive addirittura dalla Svizzera, e domanda se Loretta verrà in Svizzera a fare degli spettacoli. Non lo so, in questo momento è un po' difficile per me, può darsi il prossimo inverno, perché siccome riprenderò un po' a fare concerti in tutta Europa, perché ho trascurato un po' la musica leggera in questi 3 anni di dirette televisive, è probabile l'inverno prossimo qualche concerto. Benissimo, benissimo, un applauso a questa promessa, anche perché devo dire, io non le avevo selezionate, ma tantissime domande, tantissimi telespettatori chiedevano quando torni in teatro, quando torni a cantare, ecco, in spettacolo, per cui vi ho risposto a tutti molto presto. Seconda domanda semplicissima, laconica: che automobile hai? Questa è proprio... Forse sono l'unica ad avere tante automobili e a non guidarne nessuna, prendo il taxi per spostarmi. Ah, che è la cosa più comoda. Comunque, diciamo che ho un'automobile che è la Range Rover, perché ho un cane lupo, un pastore tedesco, che ha tutto lo spazio per poterci vivere durante i momenti di lavorazione qui in Rai. Allora è un cane lupo fortunatissimo, perché ha addirittura una macchina a disposizione. E la mangia anche, per la verità. Questo era Dante Pantani da Olbia, che voleva sapere l'automobile, è una curiosità sua. Invece Luciano 40 da Bergamo vorrebbe sapere, non è facile, ma come riesci a imitare tutti questi personaggi? Beh, più che io, come riescono a truccarmi la mia Cinzia Gelfi e Franca Molinari, che si occupano del trucco e delle parrucche. Per la verità il mio sforzo è solo quello di fare l'attrice per un momento in più, cioè entrare in un ruolo e interpretarlo.
Perfetto, perfetto, è veramente una bella risposta, perché in effetti non ci sono trucchi, bisogna solo cercare di interpretare, di entrare nello spirito del personaggio. Una specie di transfer, se vogliamo. È vero, è vero. Poi ecco, ci sono molte telefonate dalla Puglia, non so se perché hai tantissimi fan in Puglia o perché si sentono trascurati, perché molti dicono quando verrai in Puglia, ma non sei mai venuto in Puglia, devi venire in Puglia. Una di queste non dice questo, però Liuzzi Katia di Trani, vicino a Bari, si fa una domanda un po' personale, io non so se la posso fare, ma dice: hai intenzione di sposarti o per il momento il pubblico è più importante? Dice tutto lei, già la risposta dice. Senti, io l'intenzione ce l'avrei, dovrei chiedere al mio compagno. Giusto, mi sembra giusto. E poi queste domande in diretta non si possono fare, Katia, non prendere le brutte abitudini dai giornali. Un caratteraccio, Katia, questa è la verità. Come? Non è un caratteraccio, questa è la verità. Non è vero, non è vero, sei simpaticissima e modesta. Paolo Manna, 17 anni da Potenza, grande ammiratore, ti ha scritto molte volte e non ha avuto risposta, questo capita, capita perché non possiamo rispondere sempre, ti dice che sei bravissima, bellissima, vuol sapere quando esce il tuo album di canzoni, c'è poesia, è vero che deve uscire? Sì, dovrebbe già essere nei negozi, anche perché ho avuto delle bellissime notizie proprio oggi, con vendite belle e sostanziose. Poi a Potenza. Dovrebbe dire che è veramente molto bello. Senti, posso fare una piccola divagazione, Maurizio? Come no, come no. Vorrei ringraziare ufficialmente qui Tony De Vita, che se non ha curato il mio album ha curato però tutti gli arrangiamenti orchestrali della nostra tradizione. Anche da Torino. Ecco, grazie, perché io ringrazio te. Tony De Vita, tutte anche le fantasie, i balletti sono stati curati da lui. Bravissimo, bravissimo. C'era questo Paolo Manna che appunto non trova il disco a Potenza, adesso faremo fare una lavata di testa ai distributori della zona, ma comunque il disco ci dovrebbe essere. Sì, sì, vuoi sì. Sapere anche se vai d'accordo con tua sorella. Eccole lì, rispondete voi. Beh, diciamo che ci sopportiamo a vicenda, molto bene, no? Ci vogliamo molto ci vogliamo bene. E più che sorelle, Paolo, siamo amiche, quindi mi sembra ancora più importante come fatto. Ecco, infatti noi avevamo detto a Daniela di andare a trovare Loretta e subito è sparita per sì, tutta la settimana. Sono non l'abbiamo più vista. Vabbè, posso comunque tornare anche la prossima settimana, Maurizio? Sì, sì, no, ho capito, capito, meno state male. Bene, credo, senza di me? Credo che il bello della diretta, quando finisce, Loretta? Il bello della diretta finisce il 29 maggio, l'ultima puntata. Vabbè, allora vuol dire che Daniela la recupereremo in giugno, noi continuiamo anche a giugno, abbiamo ancora un mese. Olivieri Franco parla ancora di imitazioni, per cui abbiamo già risposto prima. Antonella, di 17 anni, non c'è scritto da dove chiama, dice come si vive in una famiglia d'artisti come la sua. Non so se si riferisce alla vostra di casa. Non so se era già una famiglia d'artisti, ditemi voi. No, no, assolutamente. Forse si vive bene perché noi non ci siamo. Mia madre ha molti meno problemi, insomma, di una mamma qualsiasi. Oggi già abbiamo fatto qualcosa di vantaggio per vostra madre, perché può guardare un canale solo e a un'ora sola le vede tutte e due, se no deve passare le settimane intere davanti alla televisione. Allora, famiglia d'artisti, Davide Costi, domanda velocissima, quanto è alta Loretta Goggi? Sono alta 1,69 senza tacchi. Senza tacchi, poi naturalmente dipende dal tacco e lì solo gli uomini non possono mettere. Mi garrisco a seconda delle esigenze, se devo fare Pippo Baudo metto delle robe enormi e se devo fare Rita Pavone mi metto un po' più in ginocchio, insomma. Ho capito, ho capito, ecco, e sono esigenze professionali. Certo. Andrea, 17 anni da Torino, hai avuto molto successo, c'è qualcosa ancora che vorresti fare o ti accontenti di quello che hai fatto? No, io direi che sarebbe veramente un'eresia dire che desidero ancora qualcosa. Sto bene così, e forse se desidero qualcosa è che non cambi proprio nulla, nulla. Infatti, a proposito, ecco, di domande sul successo, ce n'era uno della banda Osiris che è disperata. La banda Osiris, come sai, è molto interessata all'argomento e vorrebbe domandarti come si fa ad avere successo. Ecco, allora però, capito, dovresti dare un consiglio, ma la banda... Ma io credo che loro non abbiano bisogno di consigli, perché mi piacciono molto, ne stavo parlando con Daniela prima. Trovo che abbiano trovato il linguaggio ideale degli anni Ottanta per fare del professionismo e della comicità molto, molto precisi. Forse è una questione di tacchi. Ragazzi, è una questione anche di tacchi, dovete un po' alzare, un po' abbassare, avete sentito, secondo le esigenze. Ho lasciato per ultimo una domanda che mi è sembrata un po' demenziale, con rispetto per chi l'ha fatta, però... È tipica delle vostre trasmissioni. Infatti, in onore della nostra trasmissione, una domanda che ho trovato molto carina, spero che sia stata ripresa bene dalle telefoniste. Filomena, di 18 anni, ci dice, chiede a Loretta, fra tutti i tuoi ammiratori, quale le è rimasto più simpatico e perché? Questo è difficile, non è male, perché gli ammiratori sono milioni.
Non so sì, se uno... sono un po' tanti per ricordare. Ce n'è uno e mi è rimasto molto simpatico perché ha accettato di fare la regia di questa trasmissione, Gianni Brezza. Un omaggio alla regia di Brezza. Hai risolto. Vieni qui. No, scusa. Facciamo conoscere l'ammiratore fisicamente. Si rifiuta. Niente. Allora, qui mi fanno cenni che stiamo esaurendo il nostro tempo. Sei riuscita a rispondere in maniera molto simpatica anche alla domanda demenziale della nostra ascoltatrice. Io ti ringrazio molto, ti ho rubato tantissimo tempo. Figurati, il piacere è stato tutto mio e ti ringrazio perché finalmente ho potuto rivedere Daniela, se era cambiata nel frattempo, come se era trovato? Sposata, ha avuto bambini, sai, ormai succede tutto così in fretta in questa nostra Italia. Grazie Maurizio, la tua trasmissione la seguo anche nel... Eccolo Brezza che è passato. È passato per dirci di... Di tagliare. Abbiamo due studi che stanno fremendo, per cui dobbiamo... Ti ringraziamo perché con la vostra trasmissione ci aiutate ad alleggerire l'atmosfera delle nostre prove generali, perché adesso andate in onda anche il giovedì, quindi vi vediamo. Grazie Maurizio, felicitate. Grazie a te. Ciao a tutti. A tutti voi. Grazie.